Bene, forse pensate di aver visto tutto, ma il meglio deve ancora arrivare. Questo è il sogno di ogni ragazza. Ma io l'ho trasformato in realtà. Entriamo! Eccoci qui! Benvenuti nella mia gigantesca stanza guardaroba. In questa stanza conservo solo i pezzi molto, molto importanti. I pigiami sono il mio indumento preferito. Questo, come molti di voi sapranno, è il vestito che ho indossato al mio matrimonio. È un abito che è stato praticamente ideato e disegnato tutto da me. Volevo che avesse un'aria principesca, ma allo stesso tempo anche un po' malefica. Sono proprio felice di essere riuscita a realizzare l'abito da sposa dei miei sogni. Immagino conosciate tutti la mia ossessione per le scarpe. Adoro le stampe leopardate. E anche il rosa, perché amo Barbie. A Christine, con amore, Christian Louboutin. Ho anche tantissime borse, zainetti, borse per la fotocamera, borsoni. Sono le mie bimbe. Impariamo ora a mettere il profumo. Passateci attraverso così, da impregnarvi, e poi, prima di uscire... Ecco fatto, mi ringrazierete. Sapete, tutte queste chiacchiere sul guardaroba hanno generato un'ansia da separazione, per cui penso farò un cambio d'abito. Non sbirciate? Allora, che ve ne pare? Mi sono fatta ancora più bella per voi. Dunque, NTV, so che normalmente si hanno i cani da guardia, ma io la trovo una cosa del tutto passata di moda. È quindi con grande piacere che vi presento l'ultima arrivata nella nostra famiglia. Lei è Lucifer. Io la chiamo Lucy, per abbreviare. Mi è stata regalata da una mia amica di nome Carol. Comunque sia, è davvero stupenda. Fa da guardia alla casa e prima che qualcuno entri... Si assicura che abbia un atteggiamento cordiale, ma con voi farò un'eccezione. Presto, venite! Eccoci qui. Benvenuti nel mio splendido bagno. Spero vi piaccia, è stato rifatto da pochissimo. Ho scelto di usare il mio colore preferito, che ovviamente è il nero. Nero, nero. È strepitoso. L'elemento che più preferisco di questo bagno è senza alcun dubbio la doccia. È favolosa, c'entrano almeno 10 persone, quindi magari la prossima volta potrete entrarci tutti quanti. Sarebbe divertente. Guardate la vasca. Di solito la sera adoro fare un bel bagno caldo e ogni volta tiro sempre fuori un fantastico asso dalla manica. Ad esempio, una delle cose che più amo utilizzare è questa polvere d'oro. Sì, avete capito bene, si tratta di una vera e propria polvere d'oro. Mi piace versarne un po' nella vasca, in questo modo. È un gesto che mi fa sentire ancora più ricca. Mariah Carey non è niente più di me.